questi due eventi di oggi, la conferenza di dibattito sul 68 e la mostra fotografica, sono stati organizzati dal nostro centro d'arte Modigliani, dai membri del consiglio direttivo, Roberto Cellini, sottoscritto, Flora Celli, che è qui alla mia sinistra, e Carlo Ciappi, che è la, diciamo, questo si occuperà delle letture. E fra l'altro ringrazio sentitamente il presidente Mirko Tormentoni, che è qui alla mia destra. E tutto il quartiere 4, che sono stati così gentili e da metterci a disposizione questa stupenda sala consigliare intestata a Tosca Bucarelli. Quindi è il locale più bello di Villa Vogel, la Villa Vogel, dove ricorderete siamo spesso presenti con le nostre mostre, sia alla Limonaia sia al Chiostro. Infatti abbiamo appena concluso una mostra che abbiamo organizzato l'8 di gennaio fino al 15, Temi e Stilemi, che è andata incontro a un notevole successo. Ecco, io quindi confido che anche stasera diciamo si possa continuare in questo senso. Prima di andare avanti vorrei chiedere alla nostra cantante Cecilia di iniziare con la prima canzone, grazie. Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti e partiamo subito allora con Un mondo di amore. C'è un grande prato verde dove nascono speranze che si chiamano ragazzi. Grande prato dell'amore. Uno non tradirli mai, hanno fede in te. Due non li deludere, credono in te. Tre non farli piangere, vivono in te. Quattro non li abbandonare, ti mancheranno. Quando avrai le mani stanche tutto lascerai per le cose belle, ti ringrazieranno, soffriranno per gli errori tuoi. E tu ragazzo non lo sai, ma nei tuoi occhi c'è già lei, ti chiederà l'amore, ma l'amore ha i suoi comandamenti. Uno non tradirla mai, ha fede in te. Due non la deludere, lei crede in te. Tre non farla piangere, all'interno del
corrente anno, che è anche l'anno del 40° anniversario del Centro d'Arte Modigliani. Dunque siamo molto lieti che il presidente Mirko Tormentoni sia qui con noi e tra pochi minuti vi dirò il 68, primo evento della storia umana che accadde simultaneamente ai quattro punti cardinali del mondo, e Firenze fu travolta da un 68 trasversale. È stata una data spartiacque dell'intera seconda parte del Novecento. Noterete che qui alle pareti c'è una bellissima mostra fotografica, è di fotografo Giampiero Muzzi, che è qui alla mia sinistra. Prego un grande applauso. Poi ne parleremo. E viene da Colle Valdelsa, quindi ho appreso che gli amici di questa splendida città di Colle Valdelsa si chiamano Colligiani, e insieme a lui e altri amici che vengono da Colle Valdelsa c'è anche la signora Cosetta Lenzi, del direttivo della Proloco. Prego un grande applauso. A questo punto cedo il microfono al Presidente. Grazie.